Siamo pieni di giocattoli. Ci sono dei combattimenti fra chi sono la tigre e l'ippopotamo. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo con il piccolo Liam e siamo tornati davvero da 5 minuti dall'asilo. Infatti, Liam ha ancora le scarpine. È qui che gioca con questa pallina che gli hanno regalato all'asilo perché c'è stato un piccolo intervento di un'associazione, quindi gli hanno regalato questi piccoli gadget. Piccolino, ti fai vedere? Testolino. Saluta tutti oggi. Buongiorno, ci siamo. È un po' stanco, mi sa, adesso è decisamente l'ora di fare la merendina, vero piccolo? Eh sì, ma prima togliamo le scarpine così siamo comodi. Il giubbino l'abbiamo già tolto appena arrivati a casa, se no Liam ha caldo e si innervosisce. Oppla, piedini liberi. Fra l'altro questi pantaloni che ha su, che sono super carini, imbottiti, dentro sono tutti morbidi, hanno anche in realtà le bretelle, ma me li ha tornate la maestra dell'asilo perché Liam se li è tolti dopo 5 minuti che era entrato, quindi ok, evidentemente gli scendevano e gli davano fastidio. Ho preparato qui anche le calzine antiscivolo da cambiargli, così è pronto per scorrazzare per casa. Hai fame, Liam? Ti piace proprio questa pallina, vero? È una pallina stile antistress, quindi morbida. Quindi direi proprio che ha un bel regalo oggi. Adesso metto a posto le calzine e le scarpine. E adesso andiamo a fare anche merenda. Qualcuno ha fame qui? Eh sì, qualcuno ha già sentito che si sta per andare a fare merendina, vero? Andiamo allora? Lasci la palla che andiamo? Su, su, vediamo cosa hai voglia di mangiare oggi. Avete visto, è una bella giornata, però fa molto freddo nonostante non sembri. Fra l'altro sono anche le 4:30 perché Liam esce dall'asilo alle 4 con questo orario attuale, quindi saremmo state davvero poco al parco, perciò siamo venuti a casa, abbiamo optato per oggi di giocare semplicemente un po' a casa insieme. Magari domani o dopodomani andremo al parco anche con gli amichetti di Liam. Tieni, tieni, tieni. No, non te la do io. Sei capace, lo mangi da solo. Su. Tra l'altro, Liam e io in realtà adoriamo entrambi le fragole perché
lo so, sono dolci, sono diversi dagli altri frutti. Infatti, secondo me, Liam nemmeno pensa che siano dei veri e propri frutti, perché li vede un po' strani, un po' troppo carini per essere dei frutti. L'ho mangiata, poi un'altra. E quindi ci piace sempre molto, siamo spesso qui nel pomeriggio a mangiare la frutta guardando fuori dalla finestra, vero Liam? Guardiamo le auto che passano, il cielo azzurro, Liam impara anche i colori, vero? Mangia, tirila tu su. L'unica cosa che non mi piace delle fragole è che appena aperte, anche avendole prese dopo veramente un giorno, se ne trova qualcuna di ammuffita. Quindi se avete qualche rimedio a riguardo, fatemelo sapere nei commenti perché sono abbastanza curiosa. Mi dispiace sempre un sacco perché ce n'è sempre una o due da buttare, quindi se sapete qualcosa a riguardo fatemi sapere. Mangione, stai mangiando le fragole? Che bravo! Ce l'hai ancora o l'hai finita? Fammi vedere. Ah, l'hai finita, che bravo, prendiamone un'altra, su, dai, prendila tu, forza che sei bravo, sei grande adesso, eh. E ora una fragola anche alla mamma, perché anch'io ho fame, vero piccolino, tanto lui mi sembra abbastanza sazio adesso, ora è nella fase sonno coccola, vediamo. Buona. Appunto, come dicevo prima, fase coccola iniziata. Il piccolino mi sembra che stia iniziando ad avere sonno, fra l'altro lui fa sempre un piccolo pisolino il pomeriggio dopo la merenda. Magari aspettiamo 5 minutini così scendono giù le fragole. Vero piccolo? Adesso ci facciamo un po' di cocco. Perché mi sembra di aver sentito qualcuno svegliarsi. Eccolo qui, il mio bimbo. Buon pomeriggio, buon risveglio. Come sta questo bimbo? Ti sei svegliato? Ha dormito circa 1 ora e 20. Buongiorno, buongiorno, capelli matti. Perché sembri un leoncino qui. Un leone. È proprio sveglio, devo dire. Chissà che cosa vorrà fare adesso questo bel bimbo. Vero? Giochiamo un po' insieme? Cosa stai guardando? Non si sa. Ora è un po' rimbambito ancora dal riposino. Vero Liam? Andiamo, andiamo. Visto che giochiamo un po' insieme. Vieni, vieni. Opla! Liam ultimamente fa un po' lo scalatore. Cosa stai facendo Liam? Vuoi salire sul letto? Stavo preparando per giocare un po'. Liam! Sta iniziando a camminare. Sei ancora un po' troppo piccolo per salire sul letto da solo, Liam. Forse che ti aiuto, vieni, dai. Saliamo insieme? Andiamo, andiamo. Adesso lo prendo, lo aiuto io. Siamo pieni di giocattoli. Ora passiamo una bella oretta qua insieme a divertirci un po'. Tra l'altro questo che stai guardando, Liam, è un sacchettino nuovo.
pieno di regalini che ha avuto Liam per Natale da una zia. Guardate un po', sono tutti gli animali. Quali scegli tu? Vuoi la rinoceronte o la tigre? Vuoi la tigre? Tieni, tieni. Guarda un po'. Tu, 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 tu. Voglio mangiare la tua tigre. Nom, 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 nom. Mangio anche il tuo naso. Ci sono dei combattimenti fra chi sono la tigre e l'ippopotamo. Va bene. E niente, adesso Liam sta un po' qua. Probabilmente non si staccherà più da quei giochi lì. E si irrita anche se li tocco. Fra l'altro qua ce n'è uno anche interno, non so come sia arrivato. Piccoli aggiornamenti. Gli animali si stanno facendo, non so, probabilmente anche loro una scalata in quest'altro giochino. Sono tutti ingarbugliati dentro, va bene. Tra l'altro il coccodrillo dove è finito? Eccolo qui. L'avevi perso. È caduto tutto, adesso mi urla. Di bene in meglio, direi. E adesso l'elefante con la sua proboscide è diventata la pennina per questa lavagnetta. Va bene, Liam, ok. Speriamo non rompa nessuno dei due. Tra l'altro questa è la lavagnetta che vi ho mostrato nei regali di Natale. Se vi siete persi il video ve lo lascio qua sopra nelle schede. Che bei disegni che stai facendo con la proboscide dell'elefante, Liam. Sei proprio artistico oggi, eh. Quadri meravigliosi che nemmeno Pollock ne era così capace, addirittura con dei pennelli originali. Bene, direi che per oggi è tutto. Io e Liam continueremo a giocare in modo molto artistico, direi, e vario con tutti questi giochi, anche con il libricino della fattoria del pulcino. E direi che quindi ci salutiamo. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi subito al canale e condividere questo video, perché vi ricordo ancora una volta che ai 1000 iscritti ci saranno delle super super sorprese. Chi mi segue su Instagram già sa da un po' che cosa accadrà. Ci saranno davvero delle novità incredibili che vi spiego meglio anche in un video che vi lascio qua sopra nelle schede, un video ask in cui rispondo a delle domande. Quindi ci vediamo alla prossima, il piccolo Liam vi saluta, vero Liam? No, forse un po' concentrato sui giochi ancora, ma ok, ciao a tutti, ciao ciao!